Buon pomeriggio, bentornati a questa nuova edizione pomeridiana di TR24 Sport. In apertura il calcio, il Cesena si sta preparando per la delicatissima trasferta di venerdì sera quando i bianconeri faranno visita al Foggia. Capitan Perticone, Serre Ranghi, sentiamo le sue parole a Pianeta Bianconero. All'andata Romano fu una partita veramente, sono state 3 o 4 dentro i 90 minuti, no? Il 3-1, la palla del 4-1, il palo, il gol sbagliato a porta vuota, da Beretta, insomma tantissime chance, poi però una delle prime rimonte, se vogliamo, no? E da lì un momento che sembrava difficilissimo perché eravate reduci dalla sconfitta di Carpi, certo. Stavate per perderne un'altra, è un pochino svoltata la stagione, no? Sì, sì, io la partita d'andata non l'ho giocata, però conosco le idee del mister del Foggia, cerca sempre di proporre gioco e quindi sicuramente a Foggia, tra l'altro ho giocato allo Zaccheria una semifinale di playoff quando stavo alla Cremonese, so che ambiente troveremo, so che squadra troveremo, ci saranno sicuramente delle difficoltà. Però quest'anno abbiamo dimostrato fino adesso di riuscire a giocare anche in campi difficili, a portare a casa dei punti e quindi dobbiamo essere bravi a prepararci a questa partita perché sappiamo che andiamo incontro sicuramente a delle difficoltà. Saremo bravi a interpretarla, però è una gara che ci potrebbe anche consentire di ottenere dei punti. La caduta del Frosinone nel big match della favorita cambia nuovamente tutti gli equilibri del campionato cadetto. Sale al comando così l'Empoli che supera la Virtus Entella. Intanto nel posticipo c'è gloria anche per il Novara che supera in rimonta il Brescia col punteggio di 2-1. L'incrocio tra Palermo e Frosinone non poteva non avere un impatto devastante nella zona promozione della Serie B. A spuntarla sono stati proprio i rosanero, a segno con Eddy Gnaure che corona un duetto da cineteca con Lagumina e firma una rete che profuma di Serie A. Torna così al comando l'Empoli che si affida all'implacabile duo Caputo-Donnarumma per sbaragliare la resistenza di un'Entella che poi accorcia con De Luca. Prendono in largo i toscani anche perché dietro si sfilacciano il Cittadella e il Bari. Ma se nel caso dei Veneti si può parlare di punto guadagnato a Cremona, con Iori ad impattare la rete messa a segno dal dischetto da Gomez, per la squadra di Grosso si tratta invece di due punti gettati letteralmente al vento, perché la Provercelli, in vantaggio con Ghiglione, era stata poi ribaltata da Kozak e Brienza, salvo poi trovare in mischia la rete del definitivo due pari con Morro. Prosegue la risalita del Perugia, 2-0 inflitta al Foggia con le reti di Cerri e il rigore di Diamanti, passa anche il Venezia con l'Ascoli col rigore di Geico, mentre a Pescara è debutto Shock per Epifani. Il dopo Zeman inizia con la scoppola casalinga col Parma, finisce 1-4 all'Adriatico. In coda la Ternana spaventa lo Spezia, con Forte a rimediare all'iniziale vantaggio di Finotto, mentre il derby campano è ancora una volta della Salernitana. Contro l'Avellino decidono Chine e Sprocati e per la squadra di Novellino è sempre più notte fonda. La macchina perfetta del Rimini sembra essersi inceppata. I troppi pareggi accumulati nelle ultime settimane hanno riaperto il campionato di Serie D con l'Imolese che si è riportata 5 punti di distanza dalla vetta. Dopo l'1-1 strappato a fatica contro la Collegiana, Petti invita a non drammatizzare. Sì, non era il risultato iniziale che speravamo, però alla fine diciamo che è andata anche bene vedendo anche le occasioni che la Collegiana ha avuto nel finale. È stata una partita strana perché al primo tempo non abbiamo rischiato nulla, siamo riusciti ad andare in vantaggio anche con una buona trama tra Ines e Moncelli. Dopo il secondo tempo siamo entrati in campo con un po' il freno a mano tirato, non siamo riusciti più a trovare le distanze, le misure. Non lo so, poi dopo tanto stare a trovare scuse o altro non serve a nulla. Non abbiamo fatto un buon secondo tempo assolutamente, quindi finito 1-1, è andata anche bene sul rigore, che c'era perché l'ho usato io, quindi c'era. È stata una giornata un po' storta per tutti, quindi non è arrivata la vittoria, ci pigliamo a questo punto.
E niente, bisogna lavorare, come dico sempre, ogni volta che mi presento in sala stampa, sono ripetitivo, però è così, solamente così arrivi ai risultati. Passiamo ai motori, dovrà essere la stagione della consacrazione per Nicolò Bulega nel campionato mondiale di Moto3. L'emiliano trapiantato da anni a Cattolica è partito per il Qatar, dove nel weekend si correrà la prima gara stagionale. La stagione di Moto3 è ormai alle porte, tantissimi tifosi. Nicolò, per te come vedi che andrà questa stagione, soprattutto dopo i test, e come sta la tua gamba destra? Penso che sarà una bella stagione, secondo me possiamo divertirci. L'anno scorso è stato un po' difficile perché mi sono rotto 6 vertebre a metà stagione, l'anno scorso mi sono rotto il piede a fine stagione. Sto ancora un po' recuperando, però penso che arriverò e sono carico di iniziare. Come ti senti con la nuova moto? Comunque avete terminato da pochissimo i test a Erez e in più anche gli altri precedenti. Sì, penso che quest'anno il feeling con la moto è migliorato un po' e abbiamo un buon motore che penso che spero che riusciremo a sfruttarlo e niente, dai, speriamo di fare bene. Questa qui è la tua praticamente terza stagione da protagonista, quale sarà l'obiettivo? Ce la farai puntare al titolo? Non lo so, il titolo è una cosa importante, molto difficile, ci devono essere tante cose a posto, anzi tutte, e quindi perché no, ma è difficile, ci proveremo. Cosa vuoi dire a tutti i tifosi che sono venuti a trovarti, comunque che ti sosterranno in questa lunga stagione agonistica? Innanzitutto li ringrazio tutti anche oggi per essere venuti tutti qua e mi fa sempre un grandissimo piacere vedere e sentire persone che mi seguono, quindi dai, spero che ce ne saranno sempre di più. Nel weekend si comincia. Weekend si comincia e speriamo di far bene. Passiamo alla pallacanestro, ormai è aritmetica la salvezza dell'Uniauro Forlì dopo la vittoria su Orzi Nuovi. Il finale di stagione sarà quindi vissuto con maggiore tranquillità, ma Giovanni Severini non vuole abbassare la guardia. 96-82, con questo punteggio l'Uniauro Forlì batte Orzi Nuovi e conquista due punti che mettono verosimilmente, Giovanni, in cassaforte la salvezza. Sì, era una partita importante, soprattutto per l'obiettivo che ci eravamo posti a inizio anno. La pressione era tutta su di noi, siamo stati felici di averla portata a casa con l'aiuto del pubblico. Una partita in cui vi siete espressi subito al meglio delle vostre possibilità in attacco. Certo, la difesa di Orzi Nuovi non è stata proprio la più agguerrita dell'universo, però le vostre certezze le avete trovate tutte, tra cui anche un Severini sempre più continuo, oggi tua high stagionale con 20 punti. Sì, sicuramente da un punto di vista offensivo abbiamo fatto bene. I compagni hanno fatto un ottimo lavoro nel trovarmi libero, Juvi, Jackson, lo stesso Davide Bonaccini. I lunghi sono stati solidi nel portare i blocchi, quindi siamo contenti di aver fatto quasi 100 punti. Ora c'è la trasferta di Udine e poi il derby con la Fuori di Udo Bologna. In questo finale di stagione comunque potete ancora dimostrare tanto. Sì, sicuramente la filosofia è sempre la stessa, affrontare ogni partita come se fosse l'ultima e cercare di portare a casa il risultato fin da domenica contro Udine. Andiamo ad ascoltare l'opinione di Luciano Poggi. C'è qualcuno che pensa che domani forse potrebbe chiudersi il campionato di Serie A? Beh, io credo che qualcuno, soprattutto fra i tifosi della Juventus, ci sia che lo pensa. Magari non osa confessarlo per paura poi o di essere smentito oppure di portare sfortuna. Però guardateci, il nervosismo del Napoli da una parte, confermato anche dalle stolte risposte di Sarri, delle quali si è già parlato in questi giorni ed è inutile che ci torniamo sopra, anche perché se la Juventus dovesse battere l'Atalanta domani, e non vedo come potrebbe non batterla, il campionato, a mio avviso, potrebbe aver detto già la parola fine. Tutti si aspettavano, tutti dicevano si andrà avanti fino all'ultima giornata, probabilmente sarà decisivo lo scontro diretto, ma ponete l'ipotesi che la Juventus vada a più 4. È vero che da una parte c'è il Napoli che le grosse le ha praticamente già affrontate tutte, mentre la Juventus deve giocare con qualcun altro, ma provate a pensare seriamente
a quale squadra in Italia sia in grado in questo momento di fare gol alla Juventus. Io penso proprio nessuna, se non per caso qualcuna, gol che poi casuale verrebbe sicuramente rimontato da una punizione di Pjanic o di Dybala, non c'è niente da fare, è troppo forte. Con questo è tutto per lo sport, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata sui programmi di TR24 e Teleromagna.